Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video riguardante tutti i prodotti Essence della nuova collezione primavera-estate 2018. Come sapete, se seguite già un pochettino il canale, vi ho fatto un video anteprima con tutti i prodotti che appunto sono usciti dal 19 di marzo. Ne ho acquistati un bel po', sono davvero tantissimi, ma per questa volta non saranno solo prodotti Essence, in quanto ho trovato il 30% di sconto su tutto il make-up da OVS, naturalmente escluso Essence, quindi ho approfittato per prendere qualcosina anche di Make-up Revolution. Ma comunque iniziamo e vi spiego tutto bene. Visti comunque i vostri tantissimi commenti, feedback positivi sotto il video appunto anteprima, in quel video vi dicevo bene quali prodotti tra quelli che troveremo nuovi da marzo hanno un buon inci. In questo video invece ho pensato di farvi vedere un po' tutti i prodotti che mi hanno incuriosito e che secondo me, almeno a primo acchito, vale la pena acquistare. Vi dirò quali anche secondo me non vale la pena prendere e magari aspettando i prossimi saldi. In primis ho trovato nell'espositore primer viso resistente allo sport Your Better Work, prezzo di 4,49 euro, che naturalmente non ho acquistato perché, come vi ho detto precedentemente, non ha un buon inci. Ancora per il viso abbiamo Glow to Go spray fissante illuminante. Questo, come sapete, è uno dei prodotti che per fortuna ha un buon inci. E quindi, trovandomi da scarpe e scarpe in questo caso, ho deciso di prendere, ed è praticamente questo spray qui, ossia l'Illuminating Setting Spray. Ha una confezione che contiene 50 ml e un pau di 6 mesi. E in realtà l'avete già visto all'azione nell'ultimo video makeup che vi lascio qui sopra nelle schede. Un normale setting spray si nota che dà non un effetto illuminante, ma lascia piccole goccioline bianche che poi tendono a far illuminare il viso. Se si usa troppo da vicino, queste goccioline secondo me sono antiestetiche. Messo però ad una certa distanza, tipo così, è perfetto. Come prodotto mi è piaciuto abbastanza, almeno come prima impressione, e ha un prezzo di 4,19 euro. Devo dirvi che i prezzi Essence stanno un pochettino lievitando. Non so, fatemi sapere se anche voi lo avete notato o se magari è semplicemente una mia impressione. Proseguiamo con la Brighten Up Cipria Viso, 3,79 euro. Non l'ho presa perché non ha un buon inci. Come non ho preso, sempre per lo stesso motivo, lo stick viso effetto illuminante e lo stick viso effetto iridescente. Altri 4 prodotti ho deciso di non acquistare, nonostante il prezzo ottimo e il packaging molto invitante, sono le 4 palette occhi, quelle con gli animaletti e con varie nuance. Non hanno assolutamente un buon inci. Get Your Glitter On, glitter viso e occhi. Sono praticamente, essendo glitter, dei prodotti con inci ottimo, che sempre da scarpe e scarpe ho deciso di prendere. Sono messi in questi tubicini di plastica, non riesco a capire se è plastica o vetro molto resistente, glitter viso e occhi numero 04, in quanto fra tutti quelli disponibili nell'espositore sono, ragazze, cioè guardate, quelli più carini, perché comunque hanno dei riflessi fucsia, gialli, arancio, celeste, rosa, e la confezione, vedete, è così, e appena si apre, state attenti a non rovesciarla troppo perché tendono un pochettino a cadere qui e là tutti i glitter. Naturalmente non li ho ancora utilizzati, ma avevo pensato di provarli con voi in un video nello specifico, come ho fatto anche con la Grimmy di Kiko. Fatemi sapere sempre nei commenti se può essere una buona idea. E poi passiamo ai 3 mascara. Il primer ciglia effetto volumizzante, il Super Curl mascara occhi volumizzante ed incurvante, ed infine il volume Hero mascara occhi nero intenso. Naturalmente nessuno di questi prodotti ha un buon inci, ma da OVS nel corner Shaka ho deciso di acquistare
viste le tante recensioni, diciamo abbastanza discordanti, il volume Hero Mascara. Prezzo 3,79€. Lo scovolino è come piace a me, ossia lineare, piccolo, con tantissime setole in silicone. Non l'ho ancora provato e anzi fatemi sapere ragazze se voi per caso avete preso questo mascara, se vi siete trovate bene o meno, o appunto se lo state già utilizzando. Riguardo i prodotti labbra, abbiamo poi la Drawn The Line matita labbra colore istantaneo, prezzo 1,89€. E anche questa volta ho deciso di acquistare una delle matite, sono state riformulate e volevo assolutamente provarle. Hanno appunto questo packaging diverso rispetto alle precedenti, in quanto hanno il tappino nero e sono automatiche. Questa credo che già è stata utilizzata in negozio, guardate, magari taglierò la prima parte. Il colore che ho scelto è questo nude, molto molto carino, numero 16 Fancy Blush, un rosa mattone con una punta di marroncino. Sono stati poi introdotti moltissimi nuovi rossetti, prezzo 2,89€, e sono la nuova versione degli Shine Shine Color Up Shine On rossetto labbra. Ho preso però un Color Boost Vinilicious rossetto labbra, prezzo 3,59€, ed il colore in questione è questo rosa, che naturalmente ho deciso di abbinare alla matita che vi ho fatto vedere proprio adesso, ossia il numero 03 Pink Interest, che è un rossetto con proprio il suo scovolino. Il rosa, vedete, è un rosa molto Barbie, vedendolo così sembra quasi un lucida labbra molto pigmentato. Non so, vedremo poi magari nel prossimo video in cui le provo con voi come si comporta sulle labbra. Ho provato la palette Glow to Go illuminanti viso, 4,99€, e naturalmente non ha un buon inci. Non ho preso neanche l'illuminante, quello Mermaid, prezzo 4,49€. Passiamo poi alle famose palette. Ho provato la Mix and Match Your Look palette viso, occhi e labbra, e anche questa purtroppo non ha un buon inci. Hydra Studio HD Primer Viso in Spray, che è praticamente un altro spray fissante per il make up, però a differenza di questo, sia quello che vi ho fatto vedere prima, non ha un buon inci, quindi naturalmente non l'ho acquistato. Ho trovato poi tantissimi prodotti per la manicure e naturalmente, non usandoli tantissimo, ho preferito bypassare. Come sapete, vi ho detto anche nel famoso video, abbiamo anche un nuovo lip powder, ossia un rossetto di quello in polvere, è il numero 05, che avendo avuto un'esperienza non proprio buona, poi vi lascio il video qui sopra con quello che ho preso con i saldi, naturalmente non l'ho preso. Get Your Glitter Primer per i glitter, prezzo 3,59€, e sarebbe il primer da mettere prima sull'occhio naturalmente o sul viso, di utilizzare questo prodottino qui. Non ha un buon inci, quindi ho deciso di non prenderlo, preferendo magari come base altri prodotti. Passiamo ancora a nuove palette per gli occhi. Questa è la My Holly One Eyeshadow Palette, prezzo 11,99€, ha anche all'interno due pennellini con le spugnette, non ha un buon inci, quindi non l'ho presa. Ancora anche la mousse idratante per mani, ossia quella crema mani, che viene 2,99€, con il packaging bellissimo, e ragazze, stesso discorso, ho deciso di non acquistarla. Questi sono stati tutti i miei acquisti Essence. Naturalmente fatemi sapere anche voi nei commenti se avete provato alcuni di questi prodotti, se vi siete trovate bene, se può interessarvi un video in cui li utilizziamo insieme. Ma adesso volevo farvi vedere appunto tutto ciò che ho preso da Makeup Revolution, e abbiamo, perché l'ho preso in due OBS diversi, questo detto qui, che praticamente è il I Love Revolution I Love Surprise Dragon, due illuminanti e tre ombretti in polvere. Ragazze, già vi dico che nessuno dei prodotti contenuti in questo ovetto hanno un buon inci, potrei neanche aprirvelo perché non è per me, ma un regalo appunto ancora da consegnare. Comunque, come prodotto è molto carino, e soprattutto mi piace il fatto che venga scontato 4,19€ anziché 5,99€. E poi ho preso quest'altro ovetto perché comunque si possono trovare di quattro diverse colorazioni: rosso, oro, grigio argento per capirci, e viola. Questo, come vedete, l'ho già aperto perché l'ho preso per mamma, e come per quello rosso, vedete, no,
Si è rotto. Non me ne ero accorta. Mi ammazzerà. Comunque il prodotto si presenta, vedete, in questo modo. Qui c'è il primo illuminante, quello più chiaro, qui quello più scuro e nella parte sotto tutti gli ombretti in polvere. Come potete vedere vi ho fatto qualche swatch, gli ombretti sono molto pigmentati, ma comunque ragazze con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato questi prodotti, se vi siete trovate bene, lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!